Votare no al referendum per tutelare il lavoro e il sociale, salvaguardare l'ambiente e difendere la sovranità popolare. Questi temi principali affrontati questa mattina nel convegno di Marca Socialista promosso dai comitati regionali per il no e svoltosi all'Hotel San Giorgio. Tra i relatori anche l'onorevole Angelo Sollazzo. Cerchiamo di far comprendere all'elettore italiano qual è la posta in gioco. Si rifletta bene. Stiamo subendo uno scippo di democrazia. Con la riforma Renzi i parlamentari non verranno più eletti, ma verranno nominati. Nominati senatori dai partiti locali, con i consiglieri regionali che esprimeranno al loro interno i senatori attraverso accordi più o meno dicibili, perché chi fa l'assessore non fa il senatore, quindi un modo di fare politica che noi non accettiamo. Verranno nominati i deputati attraverso il trucco dei capilista bloccati, e quindi il nuovo partito o il partito di maggioranza, e segnatamente il presidente Renzi, avrà in mano il Senato, perché in tutte le regioni, 17 regioni su 20, il PD è maggioritario, avranno in mano i deputati e quindi potranno eleggere il proprio Presidente della Repubblica, la propria Corte Costituzionale, e quindi quegli equilibri di democrazia che con tanto sacrificio i padri costituenti hanno realizzato va a farsi benedire. Ma poi passiamo da Calamandrei, da Benedetto Croce, da Togliatti, da Einaudi a Verdini, Boschi e Renzi. Sono degli incompetenti. Noi diciamo che il popolo italiano dovrà avere uno scatto di orgoglio, dire no perché è una riforma imbroglio, è una riforma inaccettabile, è una riforma fatta in fretta, e invece di pensare ai problemi reali dell'economia, abbiamo in Italia 8 milioni di poveri, il 40% di giovani disoccupati, invece Renzi si trasturla facendo una riforma che non serve a niente a nessuno. Il Premier Renzi in tante uscite televisive ha dichiarato che si tratta di una riforma che riduce i costi e riduce anche i tempi. Una bugia dietro l'altra. Renzi, se volesse risparmiare, per esempio, non avrebbe speso 170 milioni di euro per comprare l'aereo per la presidenza del Consiglio. Poi, se si voleva veramente risparmiare, e qui c'è una falsità chiara, bisognava ridurre i deputati da 630 a 400, i senatori da 315 a 100, quindi ridurre di metà il Parlamento. Questo era un grande risparmio. In conclusione mi vorrei soffermare solo sullo stato confusionale tra i cittadini, che regna tra i cittadini che sono ancora confusi tutt'oggi, quindi a pochi giorni dalla votazione. Questa è la cosa grave, perché chiaramente se uno dovesse leggere quello che è il quesito referendario, noi potremmo essere anche d'accordo se lo legge così, però deve leggersi gli articoli. E quando andiamo all'articolo 70 con questa confusione sgrammaticata, ripeto, dove veramente di tutto e di più è stato inserito, pensate che il primo articolo 70 aveva 9 parole, questo attuale ne ha 442. Ora, io non voglio dire, per carità, della capacità della Boschi, me lo risparmio, ma ci credo. Però, insomma, non è possibile una cosa del genere. Cioè, non si risparmia tempo. Poi, quando mi viene a dire Renzi che in questo modo le leggi saranno più veloci perché mancherà il ping pong, altra falsità. Voi pensate che il Parlamento italiano è il più veloce in Europa nell'approvazione delle leggi. Quindi perché questa sequela di bugie, di falsità? E il popolo è chiaro che è sconcertato. Però noi siamo convinti che il popolo in grande maggioranza voterà no, perché ha capito che c'è il trucco. Io mi ricordo, voi siete giovani, ma qualche anno fa c'era in televisione una imbonitrice, Vanna Marchi, che vendeva i filtri per il malocchio. Ecco, Renzi sta facendo la Vanna Marchi della politica italiana.